Let me see who follows me. Yeah. This diagram showed me the way, so I'm stick to it till I'm old and gray. Wow. The first thing when I got paid, it changed the stocks, but I'm out on A. It changed my number with a fancy girl. I know what's up, you a nasty girl. Ain't no love in this nasty world. Champions, you little niggas, straight small peons. According to the books, we've been doggy off for a lot of eons. Try to copy me, but you caught for free. I don't. È molto difficile perché ogni tanto ti senti molto sicuro. Sai già prima di partire. Per tirare sai già quello che fai. Altre volte viene in mente all'ultimo di fare un tiro forte oppure di piazzarlo. I know what you call that, but I call that nothing less from cheese for small rats. This beat right here, yeah I got for free. Young Ice and Sue, he cooking in that factory. This car right here, yeah we got for free. Ain't from the lot, I pulled off at the factory. This girl right here, she gon' let me see what she got up in that ride. Go hand me the keys. Wet paint dripping, we stain in the streets. Taking off like a jet. Hear my engine, please.
Yeah, bitches, it's me, Jay Hawkins. Swap the lighters on, bitches, get the jocking. Yeah, what the fuck? Ain't fucking, get the fuck up out my house, bitch. All I'm looking for is a house, bitch. Really thick, probably 5'2", with a lot of ass, round and thick. About to come over, about to call up another bitch. Bisexual. Yeah, right here, yeah, I got for free. Young Ice is who he cooking in that factory. This car right here, yeah, we got for free. Ain't from the lot, I pulled off at the factory. This girl right here, she gon' let me see what she got up in that rag. Go hand me the keys. Wet paint dripping, we stain in the streets. Taking off like a jet. It is with the utmost pride and sincerity that I present this recording as a living testament and recollection of history in the making during our generation. Let's go! Penso che la prima cosa che abbiamo in mente con il Milan è di vincere lo scudetto. Poi dopo dove arriverò con la capocannoniere non è così importante. Oh,
move the Cause when we come in the club, what's up? We like to get fucking crazy. You know what? Put the fucking hands up. Sempre una soddisfazione sognare, segnare poi anche contro la Samp. Penso che io sono ancora più centravanti perché deve sempre essere vicino al gol, perché non è che faccio tanti metri sul centrocampo, però posso anche fare tante altre cose per gli altri, faccio anche ogni tanto un paio di assist. L'importante è essere utile per la squadra. We'll be right back.
caratura, la sua personalità ben definita. Non è un burlone, ma è una persona che è gioviale, sa stare in compagnia con tutti, sia in campo che poi fuori. Un ragazzo a cui piace scherzare, a cui piace stare in compagnia, direi che da noi si è inserito subito molto bene, anzi è uno di quelli con cui è piacevole appunto scherzare e fare e divertirsi, ecco. Molti lo dipingono come un freddo, come un giocatore, come una persona che non ha sentimenti così. Secondo me dietro olandese è quello più simpatico, è quello con cui probabilmente io vado più d'accordo. Adesso io credo che avendo avuto due figlie questo l'ha migliorato tantissimo. E poi una volta si vestiva l'olandese, adesso abbiamo insegnato a vestire le italiane, questo è un passo da gigante. Marco è un giocatore che tutti quanti conosciamo e come uomo ma un ragazzo che con noi sta benissimo, si è integrato molto bene e credo che abbia così ormai acquisito una mentalità, uno spirito completamente italiano, e questo lo fa sentire uno di noi. Un giocatore come qualità non lo si discute, per cui diciamo stare come giocatore, come persona è una persona molto, molto genuina, ancora di quelle che ce ne sono poche, per cui divertente e capace di far gruppo. Sicuramente si vedeva subito che era un campione, un giocatore con delle grosse qualità sul piano tecnico, che poi pian piano lo ha dimostrato anche nel campionato italiano, pur in quell'anno giocando soltanto le ultime partite.